Un seminario nella sala giunta di Palazzo San Giacomo sul tema della sicurezza stradale per ciclisti, pedoni e soggetti deboli si è tenuto questa mattina, promosso dall'assessorato ai giovani con delega alla mobilità urbana in collaborazione con il tavolo sulla mobilità ciclabile del Comune. Un'occasione per discutere di progettazione, prevenzione e informazione sulla sicurezza stradale, alla presenza tra gli altri della Fondazione Michele Scarponi, nata dopo la tragica scomparsa del ciclista su impulso dei familiari. Oggi siamo qui a Napoli con la Fondazione Michele Scarponi, che è la fondazione che è nata per ricordare mio fratello, che è stato ucciso sulla strada mentre si allenava, e che quindi ci porta a parlare di un tema molto importante che ogni giorno ognuno di noi è costretto ad affrontare, che è quello della violenza stradale. Purtroppo in Italia è un problema enorme, ma non solo in Italia, e tutti quanti, è un problema che ci riguarda tutti poi. E ogni giorno in Italia muoiono 10 persone per strada. E questa enorme malattia non viene affrontata nel modo giusto. Al di là, diciamo, di tutte le discussioni che si possono fare, noi oggi vogliamo centrare il tema su una questione emergenziale. In città si utilizza l'automobile ad una velocità che non consente appunto queste condizioni di sicurezza. Oggi presentiamo una petizione per introdurre nei centri urbani, ma insomma anche in aree extraurbane, l'ISA, l'Intelligent Speed Adaptation, cioè un sistema che regola la velocità delle auto a quelli che sono i limiti stradali. Quindi insomma in questo modo proviamo a ridurre a monte il problema dei controlli e a potenziare la sicurezza stradale. Nel corso del convegno è stata presentata anche una pedalata in memoria di Scarponi, già campione del Giro d'Italia, che si terrà domenica 10 marzo, e le iniziative del Comune su Bike to School e la formazione del bike manager scolastico. Una giornata importante che abbiamo voluto su un tema importantissimo, cioè quali sono tutti quei soggetti sensibili, deboli in strada, sicuramente i più piccoli, sicuramente i ciclisti, e in che modo noi possiamo mettere in campo delle azioni per fare in modo che le città siano più sicure e che i tanti dati che sono veramente drammatici di morti o di vittime per colpa della violenza stradale possano diminuire fino a scomparire. Il ruolo delle città è fondamentale. Per questo il Comune di Napoli ha presentato il suo piano al riguardo, che dalla categoria dei tassisti, grazie all'impegno del consigliere Ciro Langella, al mondo della scuola, grazie all'impegno dell'assessorato alla scuola e del presidente della commissione scuola Luigi Felaco, noi stiamo mettendo in tutte le azioni della città, soprattutto e finanche grazie all'impegno dell'assessore Mario Calabrese nelle infrastrutture e nella progettazione. Oggi quindi abbiamo scelto da che parte stare, abbiamo scelto di stare dalla parte di una città che si impegna per avere meno vittime e soprattutto dalla parte di una città che non dimentica.